Esiste uno sport che si può realizzare dalle due parti del confine? E che sia nuovo, ecologico, legato visceralmente alla terra e che rispetti la natura? Sì, esiste e ha già tanti entusiasti. Si tratta della corsa d'orientamento o orienteering, che ha le sue gare locali, campionati regionali e addirittura nazionali. E proprio qualche giorno fa si è svolta sul Carso Triestino la sesta tappa del campionato italiano e ottava e ultima di quello sloveno. Contemporaneamente. Già, perché l'orienteering comporta la corsa per i boschi e i prati da un punto di controllo all'altro da definire con la bussola su una carta topografica dettagliatissima. E il percorso, lungo una quindicina di chilometri per i professionisti e sul chilometro e mezzo per i bambini, passava dall'Italia alla Slovenia, senza confini appunto, come recita il logo della gara, piazzato vicino a Padriciano presso Trieste. Gli organizzatori della società sportiva Gaia erano particolarmente soddisfatti, come ci spiega il responsabile della sezione dell'orienteering, Fulvio Pacor. Sono arrivati questi atleti da tutto il nord Italia, saranno stati circa 700 iscritti e la giornata è andata molto bene perché si è arrivato un po' di bora, quindi si è salvato dalla pioggia. E già, la bora, quella caratteristica tipicamente triestina che in un attimo ha spazzato le nubi e portato uno squarcio di sole ai 700 atleti presenti, che poi sono degli sportivi assolutamente normali. Prima della gara si allenano tenacemente, poi si scaldano, mettono i cerotti, si concentrano, studiano il percorso, come ci spiega il nazionale sloveno giovanile Andras De Luisa. Il percorso è tipico del Carso, molto interessante, tecnicamente abbastanza impegnativo. Però correre nel bosco, con i suoi muretti, prati e sentieri, è stato veramente molto bello e ho visto la stessa soddisfazione anche negli altri. Lo stesso Andras ci ha spiegato le caratteristiche del percorso, come affrontarlo, i suoi misteri e i suoi trabocchetti. E sì, perché il terreno di gara è sempre differente e quei corridori venuti soprattutto dal centro Italia sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla varietà di queste terre di confine e dalla bellezza aspra e pietrosa di questi luoghi. Perché la corsa di orientamento è uno sport che rompe tutti gli schemi con tanta elettronica. Sui 30 percorsi diversi non ci sono posti di controllo, ma soltanto centinaia di chip dove devi registrare il tuo passaggio. Se pensiamo che nel calcio si discute ancora se mettere un sensore sulla porta per poter dimostrare che la palla ha superato la fatale linea bianca. E poi nel bosco non si è mai perso nessuno, nonostante la densa vegetazione. Però si sono divertiti in tanti, tanto che nessuno, tranne i pochi addetti ai lavori, si ricorda i risultati che poi sono l'ultima cosa che conta. Mai come in questo caso è attuale il detto olimpico, tante volte abusato, smentito e stravolto. Importante è partecipare. E poi non rappresentano forse la più grande vittoria queste 700 persone di tutte le età che corrono nella rigogliosa natura dai mille colori e che mille volte varcano il confine senza accorgersene neppure. Lo sport è rispetto per le regole, le persone e la natura e in questa gara tra le mille sfumature di verde, giallo e rosso del Carso e il blu del cielo lo sport vive la sua grande vittoria.